le importanti novità per l'autunno dei musei di Terni, e quindi la sala in realtà immersiva, in realtà virtuale immersiva, che è stata dedicata per far accostare meglio al pubblico al capolavoro di Pier Matteo D'Amelia, le attività di animazione, di proposta per le famiglie, per i giovani dell'autunno, e quindi un museo che vuole essere sempre più frequentato, vivo, dinamico, con aperture serali, con attività di musica, di performance all'interno del museo, con attività al fine settimana per le famiglie, laboratori didattici per mamme, genitori e bambini che vengano al museo anche nel periodo, nelle giornate del sabato e della domenica, attività che facciamo normalmente anche in altri musei come quella dei compleanni al museo, insomma tutto un pacchetto di proposte per rendere frequentato, vivibile, accogliente il museo in tutto il periodo dell'anno. La prossima mostra dedicata alle cartoline Alte Rocche, anche quella ci saranno delle novità tecnologiche molto belle, molto importanti. È un museo che si sta preparando quindi a essere il più aperto possibile a 360 gradi con le sue proposte culturali e anche con tutte le attività collaterali, carte per fruire di sconti, collegarsi al momento dell'aperitivo qui con il Fat Club, insomma una proposta molto variegata per essere accoglienti verso i giovani, le famiglie, i cittadini, i turisti.